Il Signore ci liberi dalla strada della corruzione e del peccato e ci faccia progredire verso la santità, lo ha ribadito Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino. Giuda ha incominciato da peccatore, avaro e finito nella corruzione. È una strada pericolosa, la strada dell'autonomia. I corrotti sono grandi smemoriati, hanno dimenticato questo amore con il quale il Signore ha fatto la vigna, ha fatto loro. Hanno tagliato il rapporto con questo amore. E loro diventano adoratori di se stessi. Quanto male fanno i corrotti nelle comunità cristiane. Il Signore ci liberi di scivolare su questa strada della corruzione. E anche ci sono i santi, e oggi piace a me parlare dei santi, è il 50° della morte di Papa Giovanni. Un modello di santità. I santi sono in questo brano del Vangelo, sono quelli che vanno a prendere l'affitto, no? E loro sanno cosa li aspetta, ma devono farlo e fanno il suo dovere. I santi, quelli che obbediscono il Signore, quelli che adorano il Signore, quelli che non hanno perso la memoria dell'amore con il quale il Signore ha fatto la vigna, i santi nella Chiesa. E così come i corrotti fanno tanto male alla Chiesa, i santi fanno tanto bene. Dei corrotti, l'Apostolo Giovanni dice che sono l'anticristo, che sono in mezzo a noi, ma non sono di noi. Dei santi, la parola di Dio ci parla come di luci, quelli che saranno davanti al trono di Dio in adorazione. Chiediamoci al Signore la grazia di sentirci peccatori, ma davvero peccatori. Non peccatori così diffusi, no, peccatori per questo, per questo, per questo, è concreto, con la concretezza del peccato. La grazia di non diventare corrotti. Peccatori sì, corrotti no. E la grazia di andare sulla strada della santità. Così sia.